tutte le mattine dal lunedì al venerdì Calcio e Caffè, la rassegna stampa, gli approfondimenti e le esclusive di Stadio News 24. Collegamenti in diretta da Bocca di Falco per le conferenze stampa. Tutte le curiosità e gli approfondimenti sulla formazione primavera. Il calciogiovanile.com, trasmissione interamente dedicata al calcio giovanile palermitano. Da oltre 10 anni portiamo le notizie a casa vostra. Come sempre, da una squadra vincente. Stadio News 24, la nostra passione di fare notizie. Ad un nuovo appuntamento con Scommetti con K-Bet, la consueta rubrica settimanale con le quote sulla giornata del campionato di Serie A offerte da kbet.it, appuntamento anticipato al martedì quest'oggi per via del turno infrasettimanale del campionato di Serie A. Si giocherà a partire da questa sera con l'anticipo tra Sassuolo e Roma sul campo del Mapei Stadium di Reggio Emilia, una Roma apparentemente in ripresa, ospite di un Sassuolo che continua la sua rincorsa verso i piani alti della classifica di Serie A. Andiamo a vedere le quote offerte da kbet.it per questa partita. Roma favorita 2,30 la vittoria dei giallorossi, 3,20 il segno 1 per la vittoria del Sassuolo, pareggio quotato a 3,30. Ricordiamo, Roma reduce dalla vittoria interna contro il Frosinone, prima vittoria nella nuova era Spalletti con la rete anche del nuovo acquisto Stefan El Shaarawy, arrivato dal Milan dopo essere tornato da un prestito del tutto infruttuoso ai francesi del Monaco. Dunque Roma favorita 2,30 per la vittoria dei giallorossi sul campo di Reggio Emilia contro il Sassuolo, e questo l'anticipo delle 20:45 di questa sera per la giornata, per il turno infrasettimanale del campionato di Serie A, che proseguirà poi nella giornata di domenica a partire dalle ore 18 con lo scontro salvezza tra Frosinone e Bologna. Frosinone che ha perso l'ultima di campionato proprio sul campo della Roma, Bologna reduce invece dalla vittoria per 3-2 contro la Sampdoria, Bologna nettamente favorito 2,40 la quota per il segno 2 per la vittoria dei rossoblù sul Matusa del campo del Frosinone. Frosinone la cui vittoria è quotata a 3,10, pareggio a 3,20. Frosinone reduce da un periodo veramente difficile, troppe goleade subite da parte della squadra di Roberto Stellone. Vediamo anche il segno over, è quotato a 2, una quota interessante per una squadra che ha subito nelle ultime partite sempre oltre i 3 gol a partita. Questo è il segno 2, l'over di Frosinone Bologna, come vediamo su kbet.it. Passiamo ora al resto delle quote per tutta la prossima giornata di campionato, partite che ricordiamo si giocheranno a parte l'anticipo di questa sera e Frosinone Bologna alle 18:30, saranno tutte in campo contemporaneamente alle 20:45 a partire da Empoli Udinese. Empoli reduce dalla scoppola sul campo del Napoli, 5-1 al San Paolo, affronta l'Udinese in casa nonostante tutto. Empoli di Giampaolo favorito 2,10 per il segno 1, quota abbastanza alta per essere una vittoria casalinga come pronostico, pareggio quotato a 3,25. Udinese che espugna il Castellani invece, probabilità quotata a 3,75. Passiamo alle altre partite della giornata, altro scontro salvezza, quello tra il Verona che attualmente continua a racimolare pareggi e l'Atalanta, Atalanta che ha salutato German Dennis nella partita di domenica scorsa e adesso si ritrova a fronteggiare i problemi in attacco con la cessione del suo cannoniere principale. Attenderà una risposta da Marco Borriello, acquistato dal Carpi per sostituire proprio Dennis, e chissà che non sia proprio contro il Verona che l'ex attaccante di Milan e Roma non riesca a sbloccarsi. Intanto le quote
danno favorito il Verona, 2,55 per la vittoria del fanalino di coda del campionato, che ricordiamo ad oggi è ancora a 0 vittorie in tutta la stagione, pareggio quotato a 3,20, 2,90 per il blitz esterno dei neroazzurri sul campo del Bentegodi di Verona, Verona che per la legge dei grandi numeri dovrebbe prima o poi riuscire ad ottenere una vittoria, anche se al momento con 11 punti in classifica è un campionato che si va volgendo verso la metà del girone di ritorno, ormai sembra un'impresa quasi impossibile riuscire a salvarsi. Chissà che Luigi Del Neri e i suoi, soprattutto i suoi attaccanti Toni e Pazzini, non riescano a sbloccarsi in una sfida delicata, in un altro scontro salvezza come quello con l'Atalanta. Da uno scontro salvezza passiamo a una sfida di ben altro prestigio, sia per blasone che per classifica, ovvero la trasferta del Napoli a Roma contro la Lazio, partita condizionata sicuramente dalle assenze per squalifiche, 3 gli assenti nella Lazio, 2 nel Napoli, ovviamente parliamo di titolari, giocatori che hanno giocato nell'ultima di campionato, Lazio-Napoli che vede la Lazio, la cui vittoria è quotata addirittura a 4, vittoria del Napoli, nettamente favorito la squadra di Sarri a 1,93, pareggio quotato a 3,55, Napoli che in questo momento sembra veramente inarrestabile, 5 reti rifilate all'Empoli nell'ultima partita dopo essere andato addirittura in svantaggio, ma soltanto 2 tiri concessi alla squadra di Giampaolo, dunque al di là della mole offensiva anche un'ottima prestazione difensiva da parte degli azzurri, che cercheranno di confermarsi in casa della Lazio in vista del prossimo big match, quello contro la Juventus, sfida scudetto tra i bianconeri e gli azzurri, che in questo momento sono in fuga in testa alla classifica. Ma veniamo a noi, veniamo al Palermo, Palermo che giocherà il turno infrasettimanale in casa contro il Milan, Palermo apparso in ripresa col cambio in panchina, con l'arrivo di Guillermo Barros Schelotto sulla panchina del Palermo, ma non basta per rendere i rosa favoriti contro un Milan reduce dalla straordinaria vittoria nel derby contro l'Inter, una prestazione di forza oltre che di carattere da parte dei rossoneri, favoriti per la sfida al Barbera contro il Palermo, 1,93 il segno, 2 per il Milan, 4,10 quotata la vittoria del Palermo, 3,45 per il segno Hitz tra i rosa e i rossoneri. Palermo che comunque con Schelotto in panchina ancora non ha conosciuto sconfitta, ricordiamo vittoria con l'Udinese con Bosi allenatore in pectore e pareggio in trasferta col Carpi con Tedesco che resterà in panchina da qui sino al termine della stagione, dunque Schelotto che sogna di fare un altro sgambetto al Milan dopo quello fatto da giocatore del Boca Juniors nella finale di Coppa Intercontinentale, ovviamente corsi e ricorsi storici anche per l'allenatore del Palermo che cerca una grande vittoria contro una squadra in salute proprio come il Milan. E da questa sfida passiamo ha un testa coda riservato dalla prossima giornata di campionato, ovvero la Fiorentina che non vuole farsi sfuggire il treno di testa e il Carpi in piena corsa salvezza, 4 punti dalla zona salvezza per gli emiliani, mentre sono ben 8 i punti che separano la Fiorentina dalla vetta della classifica, ma le distanze in graduatoria tra le due squadre sono enormi. Fiorentina nettamente favorita sul Carpi, 1,45 la quota per il segno, 1 per la vittoria dei Viola che sono reduci da un brutto pareggio contro il Genoa, 0-0 nel quale la squadra di Paolo Sousa non è riuscita a imporre il proprio gioco, 4,40 il pareggio, 7,50 per il colpo esterno sul campo dei Viola da parte del Carpi, quindi Fiorentina nettamente favorita contro la squadra di Castori che attualmente in piena corsa per la salvezza, a soli 4 punti dalla Sampdoria, Sampdoria che in questo momento sarebbe l'ultima delle squadre a salvarsi in campionato, Sampdoria
in evidente crisi, reduce dalla sconfitta col Bologna, è chiamata a riscattarsi in casa contro un'altra squadra che non sta vivendo certo un gran bel periodo, Sampdoria contro Torino nel turno infrasettimanale di mercoledì a Marassi. Nonostante il momento nero, la Sampdoria è favorita, segno 1 quotato a 2,65, pareggio quotato a 3,20. Torino che ha perso, Quagliarella andato alla Sampdoria, dunque sarà sfida da Hez per l'attaccante napoletano. Vittoria del Torino quotata a 2,75, partita particolare per l'attaccante che si è lasciato col Torino non senza polemiche, soprattutto dopo le scuse rivolte ai tifosi del Napoli dopo il gol realizzato in Napoli-Torino. Chissà che non ci scappi anche il gol dell'Hez proprio con la maglia della Sampdoria già a partire da domani sera. E da Sampdoria-Torino passiamo all'altra genovese, il Genoa, che però va a giocare in un campo decisamente ostico, ovvero allo Juventus Stadium. Juventus, 12 vittorie consecutive in campionato, vuole la tredicesima e la vuole ottenere contro un'altra squadra in piena lotta per la salvezza come il Genoa. Vittoria della Juventus quotata bassissima, 1,25, quindi favoriti bianconeri per la tredicesima vittoria consecutiva in campionato, che ovviamente sarebbe un ulteriore record per la squadra allenata da Massimiliano Allegri. Pareggio quotato a 5,75, vittoria del Genoa quotata a 12,50. Genoa che, come quasi sempre, ha rivoluzionato la squadra nel corso del mercato invernale. Vedremo che effetto avranno questi nuovi innesti nella squadra di Gasperini, che al momento arranca in classifica. Come arranca però più che altro sul piano del gioco l'Inter, reduce da due schiaffoni consecutivi, è scesa addirittura al quarto posto dopo essere stata a lungo la capolista del campionato di Serie A. L'Inter cercherà il riscatto contro il Chievo orfano di Paloschi, ceduto in Inghilterra allo Swansea per 10 milioni di euro. Vittoria dell'Inter quotata a 1,57, pareggio dato a 3,75, blitz esterno dei Clivenzi quotato a 6,70, dunque nerazzurri favoriti per quella che è l'ultima partita della giornata del campionato di Serie A prevista per il turno infrasettimanale. Inter-Chievo dunque chiude il programma di domani, ricordiamo, giornata che si apre questa sera con Roma-Sassuolo. L'appuntamento con Scommetti con K-Bet è per questo weekend, per la prossima giornata di campionato che riprende sabato prossimo con la sfida tra Bologna e Fiorentina, uno dei grandi classici del campionato di Serie A, dunque campionato che riprende già in settimana. Noi possiamo vedere le quote sempre su kbet.it, potete scommettere ovviamente su tutte le partite della giornata del campionato di massima serie e non solo. L'appuntamento con noi, con Scommetti con Kbet, invece per questo weekend. Vi auguro a tutti voi una buona giornata. Dal lunedì al venerdì, calcio e caffè. La rassegna stampa, gli approfondimenti e le esclusive di Stadio News 24. Collegamenti in diretta da Bocca di Falco per le conferenze stampa. Tutte le curiosità e gli approfondimenti sulla formazione primavera. Ilcalciogiovanile.com, trasmissione interamente dedicata al calcio giovanile palermitano. Da oltre 10 anni portiamo le notizie a casa vostra. Come sempre, da una squadra vincente. Stadio News 24, la nostra passione di fare notizie.